Ma quanto era bello mettere un disco su un mitico giradischi Torrens, macchine indistruttibili che ci hanno regalato ore ed ore di puro godimento. Ma come sono i Torrens di ultima generazione? Beh, lo scopriamo andando ad aprire questo nuovissimo TD-1500. Vai, andiamo all'apertura di questo nuovissimo Torrens TD-1500, proprio l'ultimo arrivato dopo il 1600. Guardiamo subito, si parte alla grande. Intanto vi faccio vedere, già qui abbiamo una cosa molto interessante che è il manuale con lo shell. Lo shell monta una testina che è molto bella, vediamo se riesco ad andarvela ad aprire senza fare dei danni, che è la 2M Bronze della Ortofon. Questa è una bellissima testina e guardate anche che bello lo shell personalizzato con attacco SME della Torrens. Qui dentro questa scatola, che è nella parte inferiore della confezione, come sempre troviamo il nostro piatto. Piatto da 20 mm in alluminio. La comodità di avere l'attacco SME, come dicevamo prima, è la possibilità di andare a smontare e rimontare il nostro shell molto comodamente, vedete. In questo modo, se voi un domani volete andare a cambiare la testina, andate nel vostro negozio di fiducia, smontando solamente lo shell, come fanno qui da noi, glielo portate, vi cambio la testina, andate a casa, la rimontate e fate solamente peso e allineamento. Questo, ragazzi, è un giradischi a cinghia, lo si può capire perché qui troviamo il motore dove va messa la cinghia. Come si fa a mettere la cinghia su questi giradischi, visto che so che è una cosa che desta sempre un po' di preoccupazione e diciamo che la gente non sa come si fa? Praticamente noi andiamo a mettere la cinghia qui, in questa maniera. Poi, visto che qua c'è un, vedete, c'è un foro, la teniamo con il pollice, andiamo a mettere il nostro piatto sul giradischi e come vedete andiamo a mettere la cinghia qui nel suo motorino. Ecco fatto. Ed eccolo qui il nuovissimo TD-1500, è il gradino sotto al 1600 che è il loro top di gamma e stilisticamente devo dire che ricorda molto il loro giradischi numero 1. Allora, troviamo un giradischi a cinghia, come potete vedere, flottante su tre molle, questo è l'erede del TD-150 e del 160, quelli che abbiamo visto a inizio video nella intro. Perché? Perché è flottante su tre molle come sono nati questi Torrens e devo dire che è anche molto flottante rispetto ad altri modelli. Troviamo un piatto da 1.4 kg in alluminio, spessore 2 cm, il matte bello in gomma, una gomma bella alta, molto bello il cabinet intorno a questo giradischi che è disponibile in due finiture, qui lo trovate in finitura walnut ma è presente anche black. Troviamo la parte del braccio, questo è il braccio TP150, viene indicato qui, qui tra l'altro abbiamo una plastichina che dobbiamo ancora andare a togliere, braccio completamente regolabile, regolabile l'azimuth, è regolabile ovviamente il peso, l'anti-scatting che troviamo qui per la sua regolazione. Ovviamente un braccio che si alza, si abbassa, completamente manuale. Bello, ne abbiamo già parlato, la testina, la 2M Bronze, una testina che viene più di 400 euro, quindi insomma una bella testina. Il peso lo troviamo qui dietro, questo è un braccio che ricorda molto i bracci che erano montati sul 125 e il 124. E devo dire che il giradischi, che ha un peso intorno ai 9 kg, si presenta davvero bene. Bella anche la cappa grigia fumé che troviamo a completamento del piatto. A completamento della dotazione ovviamente troviamo un comodo manuale, purtroppo per le persone che sanno solamente l'italiano non c'è l'italiano ma c'è in inglese, devo dire che comunque è abbastanza chiaro perché include delle immagini e molto comodo troviamo l'allineamento per la nostra testina che è incluso in dotazione, vedete possiamo dopo andare ad allineare la nostra testina. Nella parte posteriore molto semplice nei giradischi in questo caso troviamo collegamenti bilanciati con degli XLR, collegamenti classici RCA e qui troviamo l'ingresso per il nostro alimentatore esterno. Passiamo ora alla parte più importante, il prezzo. Prezzo di questo Torrens TD-1500 con testina 2M Bronze in dotazione, considerate che solo la testina viene più di 400 euro di listino, il listino è 2950 euro. Prezzo scontato promozionale per tutti i nostri follower e clienti del negozio, 2000 euro. È un giradischi molto interessante, com'è rispetto al TD-160, al TD-150 da cui discende?
perché so già che adesso ci sarà qualche commento o qualche pensiero di qualcuno che dirà: io mi tengo il mio TD160 e vado avanti altri 20 anni alla stessa qualità. Beh ragazzi, ovviamente sul TD150, 160, 125, 126, 124, tutti i Taurens Vintage, non si discute, sono ottimi giradischi. È chiaro che si va avanti, i materiali diventano sempre più prestazionali e ahimè anche sempre più leggeri, perché qui abbiamo davvero un grandissimo lavoro di smorzamento. Se andate a vedere le caratteristiche, sono implementati tante tecnologie per dar la possibilità di avere lo smorzamento più importante possibile, e quindi noi avremo un giradischi sicuramente più prestazionale. L'abbiamo già provato, anche confrontato rispetto ai mitici TD160-125. È chiaro che forse, visto che mi piace dire la verità, i materiali non sono massicci e solidi come un tempo, ma questo perché si va avanti, i materiali diventano sempre più leggeri ma sempre più prestazionali, e quindi questo penso che sia una cosa molto interessante da dire. Se puntiamo alla qualità del suono, qui sicuramente siamo superiori. Se a uno piace invece la massiccità, non so neanche come dire, di un tempo, sicuramente un tempo si costruiva con dei materiali più pesanti, più stagni, più grossi, e spero che questo discorso insomma sia capito e intendiate quello che voglio dire. Quali sono i suoi competitor? Con che giradischi può essere paragonato? Beh, partiamo da un prezzo di 2000 euro, ma c'è da considerare che la testina viene 400 euro 2M bronze. Quindi noi lo possiamo andare a paragonare al Technics, l'SL1200GR, che è un giradischi ottimo, fascia media di Technics, tutta un'altra filosofia, perché è un giradischi a trazione diretta, non è flottante come questo, questo ragazzi è davvero molto molto flottante, proprio come i giradischi di un tempo, che è equipaggiato con una 2M bronze, più o meno va sulla stessa fascia di prezzo, e sono due giradischi completamente paragonabili, diversissimi per caratteristiche tecniche e risposta, ma questo Taurens TD1500 devo dire che ci sta molto bene affiancato. Può essere paragonato anche al più leggero Project X2, giradischi ottimo che viene equipaggiato con una 2M Silver invece che la 2M Bronze, è un pochino più economico ma un ottimo competitor. Cosa dire di questo giradischi? A parte l'estetica e la funzione flottante che cambia un casino come tipo di suono rispetto ai fissi, diventa molto più vinilico il suono, molto più, il basso è più lasciato andare, e la differenza tra un CD e un vinile messo qua sopra è veramente tantissima. Bellissimo il braccio, che è praticamente un clone del TP14, adesso si chiama TP150. Vi ricordo che questo tipo di braccio con questa conformazione veniva montata anche sui vecchi Taurens 125, vedete la stessa forma e la stessa caratteristica, ma addirittura anche sugli EMT leggermente modificati, ma erano quelli i bracci, montavano questo tipo di braccio. Quindi abbiamo un braccio di sicuro, come posso dire, funzionamento di altissimo livello, comodissimo. Finalmente ci siamo arrivati all'attacco SME, che è una cosa troppo comoda. Voi trovate gli shell della SME con attacco SME dovunque, su Amazon costano circa 15 euro l'uno, e vi potete sbizzarrire a cambiare tutte le testine che volete senza nessun problema. Insomma, hanno fatto un buon lavoro, il prezzo è chiaro, non è da tutti, però vi si presenta un giradischi davanti che è veramente una figata. Se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace a questo video e ovviamente iscrivetevi al nostro canale. Se volete vedere un altro video di un bel giradischi che ci può stare proprio bene dopo questo, c'è, vi lascio qui in descrizione, il Technics LSL1200G, che è un altro giradischi di assoluto livello, molto bello, e noi vi aspettiamo al prossimo video.